Ciao a tutti, mi chiamo Marco Brusa. Oggi guardiamo alcune cose sull'andante, opera 241, numero 7 di Ferdinando Caruso. Allora, è un andante in Mi maggiore, quindi 4 diesis in chiave, il Fa, Do, il Sol e Re. Allora, partiamo subito con quindi Mi e Sol diesis, e mettiamo giù Mi e anche il Sol diesis, quindi mettiamo proprio tutto l'accordo della battuta. Possiamo fare anulare indice o medio indice, come preferite. E questo accordo potete o arpeggiarlo in questo modo oppure suonarlo tutto assieme, ok? In questo modo. Quindi attenzione che in questo studio dobbiamo seguire la melodia che è si, si, mi, mi, si, fa, suonate piano, questo si non deve essere. Così con 1, 2, 3 oppure 1, 3, 4. Come preferite? Io solitamente lo prendo così con Re diesis, La e Fa diesis, che è molto comodo. Allora, in questa terza battuta dobbiamo legare i bassi. Mi, Do, La. C'è questo Do diesis e poi fa di questo allargamento, Fa diesis, La e poi torna indietro col 4. Mi e Sol diesis. Ecco, qui abbiamo questa risposta è piano, quindi Sol. Ok, poi la seconda riga. Anche questa risposta, capito, abbiamo non so, non vale, è tutto uguale. Quattro. Se fate 1, 2, 3 potete tenere giù tutto. Sol diesis, quindi abbiamo Re diesis e Fa diesis, poi Mi Sol diesis e Fa diesis e La, quindi qui possiamo fare qua fa Si Do e poi una ripresa, quindi cediamo con il tempo, Si Do Re, poi riprendiamo di nuovo il nostro movimento di prima, sempre stesso accordo. Qui vedete che faccio questo, poi scivolo con l'1, con il Fa diesis col 2, perché poi andiamo a prendere Si con l'1, Re diesis col 4. Poi Mi maggiore, ok? Poi prosegue il brano. Re diesis e Si diesis, Re diesis e Si diesis, quindi semplicemente ci spostiamo avanti e indietro con le dita, poi Fa, Mi, Re, naturalmente.
naturale e si me quadro, quindi qui ci spostiamo. Poi Sol diesis e Si diesis, quindi Do. Attenzione che la e do viene preso con l'indice che va a stoppare, va a fare un mini barré proprio sulla e do. Quindi ok, anche questo è un finale, quindi dobbiamo cercare di fare questo diminuendo, poi riprende il tema del proposto all'inizio. Stesse indicazioni, il basso legato, piano queste risposte. Questo finale possiamo fare. Ok, un bel arpeggiato. Se volete potete aggiungerci anche tutte le note dell'accordo di mi maggiore. Ok, per fare questo arpeggio faccio pollice, pollice, pollice e poi indice medio anulare. A fare questo puoi fare anche ok, va bene. Se vi è piaciuto questo video, questa pillola, mettete like a questo video, iscrivetevi al mio canale e se vi interessano queste lezioni, a breve ce ne saranno altre. A presto, ciao.